in dialogo con l'Arcivescovo di Milano per parlare di un dramma di sempre, del riscatto dell'uomo però che crede nel Signore. Sì, la domanda è come vivere una sofferenza di cui, come tutte le sofferenze, non conosciamo il motivo. In realtà credo che questo sia il tema, poi il tema fondamentale del libro di Giobbe è una sofferenza inspiegabile. Il problema è come riuscire a trasformare la sofferenza in un'occasione di crescita. Questa è la domanda. Domanda a cui non è semplice rispondere, però la tradizione ebraica e tutte le tradizioni religiose credono in questo, credono che sia possibile trasformare la sofferenza in un'occasione di crescita. Siamo in un'università, la formazione dei giovani particolarmente adatto a indicare, specialmente dopo lo shock che stiamo vivendo ancora, che si può andare avanti. Sì, non che si può, che si deve. Che si deve andare avanti e che può veramente essere l'occasione di capire qualcosa di noi stessi. Non dico di capire la sofferenza, ripeto, la sofferenza non la capisco, ma può essere l'occasione per capire qualcosa di noi stessi. C'è un grande maestro contemporaneo, che è Rav Soloveitchik, che dice che ci sono dei messaggi che Dio ci lancia. Il messaggio generale, dice Soloveitchik, è incomprensibile. In realtà l'idea di capire qual è il messaggio per l'umanità è molto difficile, sostanzialmente impossibile. Soloveitchik usa un'immagine di una persona che si trova davanti a un quadro e vede solo il particolare di un quadro. Però il messaggio particolare, il messaggio a ognuno di noi, beh, questo lo possiamo capire. Questa è l'idea. E quindi ognuno di noi dovrebbe concentrarsi sul messaggio che riceve, e questo riusciamo a capirlo.